Pare che Nintendo abbia anticipato alcune presentazioni e ovviamente il pensiero di tutti è andato a una cosa nello specifico. Stalker 2 è arrivato un nuovo gameplay con Deep Dive che ci dice molte più cose riguardo al gioco e a sorpresa Microsoft ha venduto Tango Gameworks. Ebbene sì, lo studio che aveva appena chiuso. Già, questo è altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a iMacRew per aver sponsorizzato questo episodio. Allora gente, la chiusura di Tango Gameworks ha fatto male a molti. Lo studio che aveva creato The Evil Within e anche l'apprezzatissimo Hi-Fi Rush è una di quelle cose che i fan di Xbox e anche un po' tutto il mondo videoludico non ha digerito benissimo. È una cosa che abbiamo già preso in esame a suo tempo quando ne parlammo e pensavo che la cosa fosse chiusa, al massimo che si sapesse qualcosa sul destino di certe IP o magari di una futura riorganizzazione interna per salvaguardare alcune cose. L'ultima cosa che mi aspettavo è che ci sarebbe stata una vendita, ma è esattamente quello che è successo. Ebbene sì. Questa è bella. Microsoft vende Hi-Fi Rush e Tango Gameworks e Krafton ha comprato tutto. Il publisher coreano Krafton, famoso per PUBG e The Callisto Protocol, ha annunciato di aver acquisito lo studio Tango Gameworks e la proprietà intellettuale di Hi-Fi Rush da Microsoft Gaming in quello che rappresenta il primo grande investimento di Krafton sul mercato giapponese. Tango Gameworks è stata fondata nel 2010 da Shinji Mikami e poi acquistata da ZeniMax Media, a sua volta comprata da Microsoft nel 2021. A maggio 2024 però Tango Gameworks è stato chiuso a sorpresa, generando anche numerose polemiche nei confronti della compagnia americana. Adesso Tango Gameworks tornerà a vivere con lo stesso nome sotto l'ala di Krafton. L'azienda collaborerà con Microsoft per fare in modo che il passaggio di consegne sia senza conseguenze per i dipendenti, con l'obiettivo di mantenere la continuità della storia di Tango, quindi questo è proprio l'obiettivo. Insieme allo studio e al nome dello stesso, Krafton ha anche acquistato l'IP di Hi-Fi Rush, che cambia dunque proprietario e non appartiene più a Microsoft Gaming o a Bethesda. Tango si occuperà proprio di portare avanti il franchise di Hi-Fi Rush e al tempo stesso esplorerà altre strade per i prossimi progetti. Krafton precisa poi che i giochi del catalogo Tango Gameworks come The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo e lo stesso Hi-Fi Rush non subiranno alcun impatto e resteranno disponibili su tutte le piattaforme e sui cataloghi dove sono già disponibili. Dal comunicato non è chiaro se questi franchise resteranno di proprietà di Microsoft Gaming, cosa in realtà probabile secondo me, con l'acquisizione di Krafton che coinvolgerebbe il nome, lo studio e l'IP di Hi-Fi Rush, però in realtà questo non lo possiamo sapere. Allora ragazzi, questo è effettivamente quello che si dice un colpo di scena, perché dopo la chiusura dello studio e dopo le valutazioni fatte da Microsoft a riguardo, francamente mi ero messo l'anima in pace pensando che le IP magari sarebbero state trattate in un altro modo, ma sapete, quando uno studio chiude di solito è un po' la morte del franchise. Non sempre, poi per carità, qualcosa viene ripreso in mano ed è il motivo per cui nutrivo ancora un pochino di speranza per Hi-Fi Rush e per The Evil Within, per esempio, però sapete, era più facile che il destino fosse semplicemente di dimenticatoio. E invece è successo proprio questo, e Microsoft ha deciso di vendere Tango Gameworks. Ora, quello che mi sto chiedendo però è il perché. Non solo il perché della vendita, ma il perché dell'acquisto, perché se davvero lo studio era giudicato da Microsoft non più produttivo, allora immagino che si potesse semplicemente lasciare andare, giusto? E la valutazione economica sarebbe stata comune anche con altre realtà. Ma così non è stato, e quindi qui le cose sono due: o Microsoft ha veramente valutato male la cosa e qualcun altro ha voluto credere nel progetto, oppure c'è chi sta cercando di mettere il piedino in certe IP o in certe altre cose, o in certi asset dello studio. Magari, perché qualche valore ce l'hanno ancora, ma non tanto per Microsoft, ma per Krafton, che è un publisher decisamente più piccolo, magari vale la pena avere questo studio. Ora la domanda però è: questo studio, senza Shinji Mikami, e con ovviamente tutte le valutazioni che sono state fatte da Microsoft, vale veramente la pena? Non sappiamo per quanto è stato venduto, almeno non lo dice l'articolo, non credo che ci sia in giro, ma correggetemi se sbaglio la cifra. Però mi sembra una cosa che
Questa decisione, secondo me, nasconde qualcos'altro. Il problema è che quel qualcos'altro, con tutta probabilità, non lo sapremo mai, a meno che non ci sia qualche piccola indiscrezione interna, perché sono dei giochi interni che ovviamente noi non possiamo sapere come semplici giocatori o interessati all'ambito delle news. C'è una cosa però di cui possiamo essere certi: io sono estremamente felice del fatto che ci sia qualcuno che ora ha preso in mano le redini proprio per la questione di Hi-Fi Rush, che è un gioco che ho apprezzato tantissimo. Quindi ragazzi, di fatto possiamo a sorpresa essere di nuovo abbastanza possibilisti sul futuro di questo franchise, di questo gioco che è stato fatto in una certa maniera e probabilmente continueranno in questo senso. Ora non sarà una cosa breve, con tutta probabilità, perché la notizia dell'acquisizione è di fatto di poche ore fa, all'incirca di una giornata o poco meno, e c'è tutto il passaggio burocratico, per così dire, e poi si inizierà a sviluppare, con tutta probabilità, dato che hanno voluto fortemente l'IP, Hi-Fi Rush 2, il che vuol dire che se ne riparla fra qualche annetto, ragazzi, perché per quanto sia un progetto non gigantesco, è un progetto comunque di alta qualità e ci vuole il tempo per svilupparlo, quindi mettiamoci un po' l'anima in pace per l'attesa di Hi-Fi Rush, ci vorrà un pochino, però sono sicuramente contentissimo di sapere che ora c'è una concreta possibilità di rivederlo. Ti piacciono i social e la creazione di contenuti, vero? È davvero un peccato che il mondo del web sia così enorme e complicato che tutte le volte che provi a creare qualcosa ti senti come se ti trovassi in mezzo all'Oceano Atlantico su una barchetta di legno, senza remi e l'unico oggetto a tua disposizione è un pollo di gomma. Se solo ci fosse un modo di rimanere aggiornati e capire un po' meglio questo mondo. Aspetta, ma c'è! Perché c'è iMacrew Newsletter. La newsletter di iMacrew ti fa rimanere aggiornato sul mondo dei content creators e sul influencer marketing in maniera completamente gratuita. Contiene consigli e metodi per migliorare la tua presenza online e ti dà consigli preziosi per avvicinarti ai migliori brand sulla piazza. Che tu sia un creator in cerca di successo o un'azienda pronta a collaborare con i migliori talenti, nella newsletter di iMacrew troverai tante cose per far crescere la tua carriera o il tuo business. Grazie a questo potrai avere tanti consigli validi, migliorare la tua presenza online e le strategie social e potrai evitare i malnati che ti danno consigli farlocchi e che ti chiedono tanti soldi. In descrizione trovi il link per iscriverti gratuitamente alla newsletter di iMacrew, così hai tanti consigli, rimani aggiornato sulle novità e tendenze tra i creator e le cose. Iscriviti anche tu alla newsletter di iMacrew. Ora torniamo alle news. Non si può dire che lo sviluppo di Stalker 2 sia stato molto liscio, è stato anzi molto travagliato, e lo sappiamo perché il team è ucraino, e c'è stato l'ennesimo rinvio proprio recentemente, ne abbiamo anche parlato. E questo ha portato molte persone, tra cui me, ad avere dei seri dubbi riguardo al gioco, e una cosa che avrebbe potuto iniziare un po' a fugarli questi dubbi è un deep dive e un gameplay piuttosto lungo in cui si guarda il gioco con occhi un po' più critici e lo si guarda per tanto tempo. E vengono mostrate tante caratteristiche. Bene, è in realtà proprio quello che è successo nelle ultime ore ed è stato pubblicato un nuovo gameplay piuttosto ricco di cose e c'è qualcosa di cui parlare, ragazzi. Stalker 2, nuovo gameplay, il deep dive ci porta nella zona di alienazione di Chernobyl. Per indorare l'amara pillola del rinvio di Stalker 2 su PC e Xbox, GSC Game World confeziona un nuovo ricchissimo video di approfondimento che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo di questo atteso FPS open world. Ci permette di dare un'occhiata alla build più aggiornata con tante scene gameplay inedite.
L'ultimo filmato esplicativo, datoci in pasto dalla casa di sviluppo ucraina, ci catapulta ancora una volta nella zona di alienazione di Chernobyl, per farci apprezzare i passi in avanti compiuti nella realizzazione di questo progetto che, come facilmente prevedibile, ha subito più di uno slittamento a causa della guerra scatenata dalla Russia, una situazione resa ancora più drammatica da blackout per attacchi indiscriminati a infrastrutture energetiche e civili. Quindi sì, i motivi per il rinvio sono tanti. Tornando al video Deep Dive, il team di GSC Game World coglie l'occasione per mostrare nuove sequenze di gameplay accompagnate da scene di intermezzo, video dietro le quinte e commenti a caldo degli sviluppatori, fornendo così quello che gli stessi autori ucraini descrivono come l'approfondimento più importante e ricco di dettagli che sia mai stato pubblicato fino ad oggi. E il lancio del gioco è previsto ora per il 20 novembre su PC, Xbox Series X e S. Allora, prima di tutto devo dirvi che il gameplay che è venuto fuori nelle ultime ore l'abbiamo visto in live ieri, perché ho semplicemente colto l'occasione, anche se non era in programma, perché ero davvero tanto curioso per questo gioco, e pubblicherò nella giornata di oggi anche una sorta di reaction e discussione tratta dalla live che abbiamo fatto, quindi vedrete questo contenuto in arrivo oggi. Ok? Al di là di questo però, ragazzi, io ero molto curioso riguardo a questo approfondimento, come avevo detto nell'introduzione, ed è uno dei motivi per cui l'abbiamo visto in live insieme ieri. E non credo di essere stato il solo, perché ovviamente dopo i vari rinvii e dopo varie cose, questo gioco agli occhi di molti, diciamo che ci sono tante perplessità, ok? Il motivo però è anche uno piuttosto pratico. Il gioco in realtà è stato mostrato alla Gamescom dell'anno scorso, ragazzi, e quindi un annetto fa all'incirca. Il problema è che, lo sappiamo perché è stato detto abbastanza pubblicamente da alcuni, ma l'ho saputo anche per vie, diciamo, personali di persone che l'hanno detto nella fattispecie a me, proprio di persona, il gioco non era messo bene. Quando è stato mostrato l'ultima volta, chi ha avuto modo di vederlo molto da vicino non è rimasto molto impressionato. Non tanto per la qualità del gioco in sé preso nel suo insieme, è che sembrava davvero che molto indietro con lo sviluppo e sembrava davvero tanto acerbo, ok? Con tanti problemi che erano chiaramente visibili. Ora però è passato un anno. E c'è stato questo video di approfondimento che certo arriva poco dopo l'annuncio di un rinvio e quindi di un ulteriore segno di problemi, però questo approfondimento, ragazzi, vi consiglio di vederlo se siete interessati a Stalker, perché è stato veramente figo. E non tanto per la quantità di cose che hanno mostrato e per la qualità del gioco, che sembra decisamente più alta e meglio messa di quanto non fosse in altre occasioni o di quanto abbiamo sentito per vie traverse e non in passato, ma anche perché da questo deep dive, come è stato fatto, la qualità con cui è stato presentato e le cose che hanno detto, si capisce che in realtà non è soltanto messo meglio il gioco, secondo me, da quello che è stato mostrato, anche dal tono che è stato usato, ma il deep dive era confezionato dal punto di vista proprio di marketing piuttosto bene. Il che vuol dire che una realtà come GSC Game World e Microsoft, perché uscirà nell'ecosistema Microsoft questo gioco e anche su Game Pass, ci hanno tenuto a spingere per la promozione di questo titolo qui, perché ha fatto proprio bene. Cioè, tutto il deep dive, molto lungo, di poco più di una mezz'oretta, è stato confezionato con una qualità di produzione, il video stesso, non tanto il gameplay in sé, che comunque lo era piuttosto qualitativamente alto, ma proprio come è stato pensato l'intero deep dive, la qualità era piuttosto altina, quindi immagino che ci abbiano puntato un bel po'. Poi, da quello che è stato mostrato in game, la quantità di cose che hanno mostrato anche come dietro le quinte, come quantità di cose che ci sono all'interno del gioco, come ne parlano, le caratteristiche, eccetera, onestamente, rispetto alla perplessità che avevo all'inizio riguardo a questo gioco, ora sembra essere messo meglio. Molti dicono, ok, è veramente promettente. Sì, ma questo lo era anche prima. Quello che mi lasciava perplesso del gioco era proprio lo stato tecnico, di proprio come era confezionato, cioè quello che avremmo avuto tra le mani come stabilità e come game feel del gioco. È quella la cosa che aveva lasciato più perplessi le persone che l'avevano visto da vicino in precedenza. E qui ora questa cosa sembra essere molto migliore allo stato attuale delle cose. Ovviamente rimane un punto interrogativo, perché resta un video promozionale questo qui, fatto apposta per mostrare il gioco, ma
onestamente, dalla roba che è stata mostrata, io tendo a essere un po' più possibilista e anche, diciamo, molto meglio disposto nei confronti di questo gioco di quanto non lo fossi in precedenza. Di nuovo, il punto interrogativo rimane, è ovvio, il gioco deve ancora uscire e ci manca anche un pochino. Però, per ora, mi sento di dire che sono... Le prospettive sembrano essere migliori rispetto a prima, quindi speriamo davvero che sia così. E ora il commento del giorno, ragazzi. Ah, Zanfoss mi scrive: ogni volta in cui si parla di Half-Life 3 mi pare di vivere in un loop, spero solo che esca per poter mettere un punto a una storia entrata negli annali del gaming. Allora, io questo commento l'ho voluto prendere proprio perché contiene all'interno del commento stesso, secondo me, il motivo per cui il gioco ancora non è uscito. Ovvero, Half-Life 3, abbiamo parlato proprio recentemente nella puntata di ieri di come siano venuti fuori alcuni rumor che potrebbero essere associati ad Half-Life 3. È una cosa ciclica, è una cosa che ogni tanto capita. E quando c'è qualche rumor intorno a Valve, ovviamente qualcuno tenta sempre di trovarci un possibile collegamento con Half-Life 3, che, come dice giustamente Zanfaus, è un gioco la cui attesa è diventata parte della storia stessa. Cioè, questo mitologico Half-Life 3, che un giorno uscirà e sarà un'altra rivoluzione nel mondo del gaming, e come è stato il 2, Valve rivoluzionerà ancora certi aspetti, eccetera, eccetera, eccetera. L'attesa del gioco è diventato parte della storia stessa del franchise, se ci fate caso. E secondo me questo è il motivo per cui non è ancora uscito, perché si è creata intorno al gioco una aspettativa di rivoluzione talmente alta che Valve sa che al momento, a mio parere, semplicemente non può farla. O meglio, come vi ho già detto più volte, io sono uno di quelli che pensa che in realtà Half-Life 3 sia già stato pubblicato, semplicemente non con il 3. Ma con il nome di Alyx, ovvero un gioco che in realtà, se ci pensate bene, ha fatto un po' quello che fece Half-Life 2, anche se in un ambito specifico del gaming, ovvero ha preso un settore come quello di giochi in VR che era ancora acerbo e tramite un gioco veramente incredibile è riuscito a rivoluzionare un po' quest'ambito, dimostrando che è possibile fare giochi del genere e è possibile farli bene ed è possibile renderli veramente interessanti e rivoluzionari. Che è un po' quello che fece Half-Life 2 nell'ambito degli FPS, se ci pensate bene, giusto? Degli FPS con un aspetto narrativo particolare, con certi tipi di interazione con l'ambiente, diciamo così, non un FPS super classico, arena o eccetera eccetera. Quindi... secondo me il motivo per cui non esce questo qua, e io non credo che uscirà, se non altro non a breve, anche perché Alyx è relativamente recente, se ci pensate, e quindi io credo che dovremo aspettare ancora un bel po'. Uscirà mai? Non lo so, ragazzi, questo è un grandissimo punto interrogativo, a cui però col passare del tempo io personalmente do più un no che un sì, e credo che sarebbe bene non pensarci troppo, perché a mio parere le possibilità che esca sono piuttosto basse. Comunque, vedremo che cosa succederà. Per carità, io sono sempre felice se arrivano delle nuove notizie a riguardo, e se dovesse mai essere annunciato sarà sicuramente una gran bomba sul mondo dei videogiochi, ma per ora tant'è. Ti piacciono le news? Allora non essere recalcitrante come i malnati. Abbonati al canale Twitch con Amazon Prime. Se hai Amazon Prime, puoi fare un abbonamento gratuito al mese al canale Twitch. Non ti costa niente, tu supporti il canale e Chris è felice, perché non è più povero. Abbonati con Amazon Prime su Twitch, così Chris è felice. Tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora le news a ruota, ragazzi. Call of Duty Black Ops 6, a quanto pare, sì, è su Game Pass al Day One, ne abbiamo già abbondantemente parlato, ma secondo alcuni insider, Microsoft non può tanto spingere l'acceleratore sul marketing di Call of Duty Black Ops 6 sul Day One al Game Pass, sì, su Day One, ok? La comunicazione è arrivata le scorse settimane e diversi insider fanno sapere come non sia possibile andare oltre. L'annuncio c'è stato, ma...
Pare che ci sia un po' le mani legate alla casa di Redmond. La colpa potrebbe essere degli accordi siglati lo scorso anno con PlayStation e Nintendo, anche se Call of Duty Black Ops 6 non uscirà su Switch, ma non è escluso che i contratti contengano una clausola che vieti a Microsoft di fare una promo troppo aggressiva per evitare di danneggiare le vendite di COD su PlayStation. Ok? L'altra possibilità è che la stessa Microsoft voglia dare priorità alle vendite del gioco completo, solitamente molto alte, sia su PlayStation che su Xbox al lancio, col debutto su Game Pass promosso il minimo indispensabile. Ora, questa è, secondo me, più una speculazione che altro, ok? Però gli insider che ne hanno parlato sono di un certo livello e quindi magari qualcosa di vero c'è. E entrambe le cose sono possibili. Ci potrebbero essere degli accordi siglati in precedenza e questa cosa non la sappiamo, però anche se non ci fossero, ha senso per Microsoft cercare di non dire troppissimo che Call of Duty è su Game Pass, perché è uno di quei franchise che si regge più che bene sulle sue gambe, direi, senza la presenza di un ecosistema che lo supporta, no? Perché l'ha fatto finora, quindi non c'è molto da dire a riguardo. Perciò è più un'indiscrezione che altro, l'ho trovata interessante, quindi l'ho voluta mettere nelle news a ruota, ma francamente è davvero tanto speculativa questa cosa qui. Potrebbe essere di sì come potrebbe essere di no, fatto sta che comunque sul Game Pass ci arriva, ok? Poi, a proposito di anticipazioni di varia natura, Nintendo avrebbe anticipato delle presentazioni, Switch 2 sei tu, ti vedremo presto? La compagnia giapponese, secondo PH Brasil, un insider decisamente attendibile sul mondo Nintendo, avrebbe anticipato delle presentazioni in programma inizialmente a fine settembre. Il problema è che non si sa bene di che cosa si tratti. Si parla solo genericamente di alcune presentazioni, anticipate di qualche settimana, potrebbero avvenire già a fine agosto. La mente di tutti va ovviamente subito a Nintendo Switch 2, che ormai è davvero il segreto di Pulcinella. Magari la casa di Kyoto ha in mente una presentazione privata della console, idealmente la Gamescom di Colonia potrebbe essere l'occasione giusta, e pare oltretutto che alla Gamescom 2023, in gran segreto, è stato pensato, anzi ormai è piuttosto certo. A porte chiuse, alcune tech demo per Nintendo Switch 2, tra cui una demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch 2 e la celebre demo tecnica Matrix il risveglio in Unreal Engine 5. Lo stesso PH Brasile però dubita che possa trattarsi di presentazioni pubbliche, quindi al momento abbiamo solo una generica indicazione. Io sono un po' dubbioso sul fatto che si tratti di Nintendo Switch, per il semplice fatto che la presentazione di una cosa del genere avrebbe davvero senso farla a fine settembre. Casomai, la mia speculazione personalissima al riguardo è che o non si tratta di Nintendo Switch 2 e si tratta delle tempistiche dell'approfondimento su alcuni giochi, magari l'arrivo di un Direct dedicato, oppure se è davvero la presentazione di Nintendo Switch 2, forse la vuole fare prima della presentazione della PS5 Pro, che si vocifera anche questa per settembre. E in tal caso ne vedremo delle belle. Ora, ve la lascio lì appesa questa cosa come rumor, perché Se questo è, di rumor ne arriveranno degli altri e in gran quantità da qui a settembre, quindi non c'è bisogno di parlarne adesso, però come cosa, se non altro andava detta. Poi Borderlands 3 vive di una seconda giovinezza su Steam, il merito è del film, a quanto pare. Il film, di cui so abbastanza poco, è uscita da poco la trasposizione avventure videoludica pensata per il grande schermo, però a quanto pare ha avuto decisamente un insuccesso. Allo stesso tempo, nonostante l'insuccesso del film, la serie Borderlands sta andando di nuovo alla grande su Steam, perché Borderlands 3 ha registrato un incremento di giocatori attivi in simultanea su Steam, con un picco di oltre 12.000 utenti online nel medesimo momento. Quindi, in sostanza, i numeri attuali sì, sono più ridotti e ben lontani al picco massimo di oltre 4 anni fa, ma Borderlands ha avuto un balzello piuttosto importante. E questa è l'ennesima conferma che la trasposizione cinematografica funziona quasi in ogni caso, e questa è una cosa che si è verificata, certo con intensità differente a seconda del progetto. Per esempio, è noto come Cyberpunk il suo cammino di redenzione sia stato estremamente aiutato dalla serie anime che c'è stata, e molto di successo e molto figa oltretutto, e quindi in quel caso è stato molto di più. Qui magari un po' meno, però è interessante vedere come questa dinamica funzioni lo stesso, no?
Poi abbiamo parlato di Gamescom, giusto? Bene, Crimson Desert sarà tra i protagonisti della Gamescom 2024 con una demo. Le alte sfere di Pearl Abyss confermano le precedenti anticipazioni della presenza di Crimson Desert alla Gamescom 2024. Ci sarà una prova su strada vera e propria e sarà offerta agli spettatori e ricalerà nel bel mezzo di un campo di battaglia con i mercenari di Greyman, uno scenario che consentirà agli appassionati di apprendere i rudimenti del sistema di combattimento e scoprire i segreti del sistema di progressione. Ovviamente la speranza della community è quella di assistere a un nuovo filmato dimostrativo di Crimson Desert nel corso dell'Open Night Live o nelle successive giornate della Gamescom 2024. E ovviamente, ragazzi, l'Open Night Live io vi ricordo che la vedremo in live su Twitch insieme, quindi quello non mancherà. Ma se davvero è confermata la presenza alla Gamescom come gioco giocabile in loco, ci sarà senza dubbio uno slot preso all'interno della Open Night Live per presentare il gioco anche al grande pubblico che sta seguendo tutto da casa, no? Trovo che sia improbabile che questo non accada. Quindi la presenza di Crimson Desert con un nuovo gameplay trailer è, secondo me, quasi certa. E prima di salutarci, ragazzi, piccola indiscrezione che potrebbe essere davvero interessante. Questa fresca fresca arriva proprio da pochissimi minuti. Red Dead Redemption 1 pare che in versione PC pare che sia leakato tramite il PSN. Perché? Perché la descrizione dice "Experience the epic western adventure that defined a generation now on PC for the first time ever". Quindi temo che a questo punto ci siano davvero pochi dubbi. C'erano stati dei rumor piuttosto concreti, ma qui è praticamente una conferma. Ok, vediamo se davvero tutto questo è fondato, però se lo è, io credo che manchi davvero poco e probabilmente ne sapremo di più alla Gamescom, se non prima ancora. E per quanto riguarda l'offerta del giorno, gente, Angerfoot è un gioco di Devolver Digital che già di per sé è una garanzia di piccola perla videoludica, secondo me, in cui siamo dei tizi che devono andare a spaccare la faccia a un sacco di gente tramite questa sorta di beat'em up 3D a ritmo di musica hardcore e pedatone giganti. Io ho provato la demo già un po' di tempo fa, il gioco è però uscito in maniera definitiva recentemente, cioè l'11 luglio. È davvero carino, è davvero ben fatto, un po' come tutti i giochi di Devolver, quindi se volete considerarlo lo potete trovare qui su Instant Gaming al 29% di sconto, e quindi invece di costare 25€, che era comunque pochino, costa 17,79€. Quindi se lo prendete, il link sapete dove trovarlo. Io vi ricordo che sono partner ufficiale di Stan Gaming, perciò se volete prendere il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione, il link è affiliato, a me arriva qualcosina ed è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. D'accordo gente? A domani!